Popolo di Roccia del Drago, siamo ufficialmente tornati. Siamo qui. Olè, siamo qui tutti insieme finalmente per tornare a parlare di House of the Dragon. Oh, era ora. Giusto qualche giorno fa mi stavo chiedendo chissà quando faranno vedere il nuovo trailer. E così, c'è troppa luce però. Aspetta, aspetta. Aspetta, eh. Meglio, meglio. Cuori per voi, cuori. Allora, intanto, che è successo? Francesco, 22 mesi, quindi è stagionatissimo. Atlas Collector, 12 mesi, auguri, un anno. 12 mesi di stagionatura, non sono affatto male. Poi, la Queen, 37 mesi, si torna a Westeros, sì. Poi, stay 5 mesi, sono contenta che tu sia qui con noi, quindi da 5 mesi sei un draghetto novello. Se sei ancora qui, secondo me ti trovi bene, se magna bene comunque qua. Ecco, quindi, buonasera a tutti, buonasera, come state? Come state? Ciao Mokai, ciao Atlas, ciao Onyrox, ciao Maurito. Ciao a tutti, ciao Dark Ophelia, grazie mille per l'abbonamento. Buonasera Bruce, buonasera Maurito, Lone Wolf Jenny, la nostra Jenny, cioè noi abbiamo Jenny Zaga e invece nel mondo del ghiaccio e del fuoco c'è Jenny di vecchie pietre, quindi giusto così. Buonasera Ash, buonasera. Zio Nano, quanti siete? Siamo già tantissimi. Siamo già tantissimi, ma per caso è successo qualcosa? Per caso, esatto, Roccia del Drago si cresce meglio, recit. Sì, eh sì. Daenerys a Drogon, dobbiamo tornare a casa. Esattamente. Buonasera Orsetto, buonasera Flos Flottis, Zanfib, come state? Ma siete carichi? Perché? Quanti draghetti che tornano, che vogliono sentir parlare di House of the Dragon. Buonasera Eddel. A Westeros si mangia bene, ma Roccia del Drago ancora meglio. Ah ah, come state? Io qua ho cambiato un po' di cose con le luci perché sennò non si vedeva niente. In effetti. Credo. Per caso è uscito un trailer. Sì, pare che sia uscito un trailer. Oddio, che bella felpa! Vi piace? Aspetta, perché qua c'ho la cosa di pile perché a Milano sta piovendo, nevicando, non si capisce perché. Questa perché sono classe mago, ovviamente. Ma. Cioè. Scusate. E che non me lo metto? Valerion? Cioè, voglio dire, siamo a tema House of the Dragon, ci si veste a tema, no? Tra l'altro ne ho due di maglioni natalizi. Uno è Winter is Coming. Giustamente sulla schiena c'è scritto Winter is Coming. Sempre Targaryen, e l'altro è questo qua. Questo qui con le cose, vedete, aspetta, no, aspetta, calma, perché sono specchiata, ok? Si sono targhi, ovunque. Razza drago, classe mago, fa pure rima. Beh, voglio dire, è un dragonide, perché che fai, te ne privi, giustamente, beh, Bruce. Quindi, vi piace? Questo maglione House of the Dragon. Preso su Empi Italia. Io vi ricordo che su Empi ci sono, c'è, cioè, il regno della perdizione perché ci sono un sacco di robe belle. Troppo. Però ho scoperto anche che ci sono gli sconti in questi giorni. Che se vi portate a casa più cose prendete, più ci sono gli sconti, io ve lo dico, non si sa mai. Quindi, intanto stanno arrivando i vostri regali di Natale. E grazie, poi farò video stories, vi taggo tutti, sto aspettando che arrivino tutti così almeno. Eccetera. Sì, su MP è un po' un delitto perché ci sono cose troppo belle. Io ho deciso che non ci entro su MP. Fai bene, Mokai, perché c'è tantissima roba anche del Signore degli Anelli. E a te piacerebbe tanto, tanto, tanto. No, no, ma c'erano. No, quegli sconti lì credo che ci siano ancora. Cioè, non quelli del Black Friday, ma gli altri. Ci sono altri sconti, boh. Stasera fuoco, sangue e formaggio, ma non quello che intende Mauro. Che faccio? Aperitivo? Sangue e formaggio? No, non funziona così. Va bene, va bene, va bene. Intanto vedo che un po' di draghetti stanno arrivando.
Noi ci facciamo il nostro quarto d'ora di dracchericcio accademico, poi ci guardiamo il trailer insieme. Ce lo ricommentiamo allora, se siete qui sapete che faccio contenuti su Game of Thrones da una vita. Adesso, tra l'altro, ci stavo pensando. Ma voi vi rendete conto che io dal 2016 che parlo di Game of Thrones, di Martin, di tutte queste cose qua? Passata una vita. Cioè, 2016 significa che sono passati 7 anni. 7 anni. E in questi 7 anni Martin non ha buttato fuori Winds of Winter. Cioè, io ho cominciato a fare video da dopo che lui aveva pubblicato nel 2012 A Dance with Dragons, sperando che scrivesse alla svelta, però, vabbè. Ah, ho visto due giacconi che per Eru, poi maglioni di Natale e altro. Guarda, sì, c'è di tutto, c'è veramente della roba bellissima. Sì, le scarpe di Gondor, la giacchetta di Gondor, un sacco di roba bella. Volevo regalare a una mia amica, che anche lei è una fan di Arwen, il portafoglio. Bellissimo, bellissimo. E niente, Martin, esatto, non ha ancora pubblicato quel dannato libro, ma su di me invece potete contare perché sapete che io invece i video ve li pubblico. Il nostro fegato, esattamente. Ah. Ho finalmente finito la laurea nel mentre, immagino. Esattamente. 7 anni che si segue bellissimi contenuti della madre, grazie. Allora, io tra l'altro ho sempre cercato comunque di darvi dei contenuti che non fossero contenuti fatti così. Speri in Dio, perché, cioè, raschiare il fondo del barile con tutto quello che Martin ha scritto, a un certo punto non è che puoi metterti lì a esaminare i capelli di Tizio Caio, a una certa anche basta. I venti dell'inverno, boh, chi lo sa. No, Martin è svelta nella stessa frase, no. Buonasera Alastor, buonasera Martin W, buonasera, buonasera, buonasera. Quindi niente, siamo qui che chiacchieriamo di House of the Dragon, di Game of Thrones, insomma tutto quello che ha a che fare con Martin. Io ho ripreso in mano il mio bel libro. Tra l'altro, adesso sembra una cavolata, ma la live che ho fatto qualche settimana fa con gli amici di Anime Night Live, Il Trono del Muori, Lucio e Vittorio. È pazzesco come io mi sia resa conto che nel giro di un anno, comunque, se non escono contenuti a tema House of the Dragon e devo fare altri contenuti su altre cose, un po' rischio di dimenticarmi cose che magari ho letto, studiato e tutto il resto. Però poi mi rendo conto che una volta che le riprendo in mano, tutto sommato, me le ricordo alla fine, quindi. Mi sono venute un po' di ansie e poi ho detto no, no, dai. Perché la mia paura è stata quella di dire, oddio, guardo il trailer e non ci capisco niente. Invece no, dai, dai, sono contenta. Sì, no, infatti, con tutto quello che ha scritto Martin si è dimenticato pure lui, ma a parte quello, il fatto è che gli ultimi contenuti comunque su House of the Dragon alla fine risalgono un anno fa, nel mio caso. Poi certo, io nel frattempo posso anche rileggermelo 20 volte, Fire and Blood, però se non esce la serie, capite anche voi che non mi metto a fare boh, video su cose, tra l'altro, che ho già fatto, perché avete tutta la cronologia degli eventi di Westeros e di Essos. C'è la playlist Discovering Westeros e Discovering Essos. Ci sono i video sulla genealogia Targaryen, roba che. Quelli sono dei signori video. Cioè, un video per ogni re Targaryen. Alla fine sono 300 anni di storia. Sono 17-18 video. Sono tanti. No, no, io non sono da Team Foil, per esempio. Per chi non lo sapesse, i Team Foil, correggetemi se sbaglio, sono quelle teorie, quelle da cappellino. Cioè, il Team Foil dovrebbe essere il. Aspetta, non mi viene il nome in italiano. All'alluminio, quello che si mette in testa quando ci sono gli alieni per farsi schermare la mente dagli alieni. Se, ecco, quel cappellino di carta stagnola, la pellicola di alluminio, quello
praticamente in molti film, insomma, si fa vedere questa cosa. Quindi la gente si mette l'alluminio in testa per schermarsi il cervello dagli alieni. Noi il tin foil lo usiamo per metterci il pollo arrosto, esatto. Anche in Science, infatti mi veniva in mente quella scena lì. Io mischio serie TV e libri. Allora, io ti dico la verità, la serie TV anch'io, cioè faccio anch'io questa cosa. La serie TV, tra l'altro, io l'ultima stagione, le altre stagioni le ho riviste una marea di volte, incredibile. L'ultima stagione, l'ottava, io l'ho vista solamente quando è uscita. Mi ha traumatizzato così tanto che io dal 2019 non ho avuto più il coraggio di guardarla. Forse adesso potrei. Ne sai più tu di Martin ormai. È che io me lo ricordo. Io mi ricordo cosa ha scritto perché continuo a rileggermi le cose che ha scritto, per cui. Come nella serie Better Call Saul, aveva il fratello di Saul. Vedi, White Rabbit, buonasera. Buonasera Master of Masters, ciao Andre, ciao, ciao. Buonasera, buonasera. Penso nessuno l'abbia rivista, guarda, non lo so, però io l'ultima non ce l'ho fatta. Penso che tra non molto mi riguarderò House of the Dragon, quello sì. E poi, visto che abbiamo avuto come ospiti qualche tempo fa Alicent Hightower e diciamo Young e Adult come doppiatrici, Monica Volpe ed Eva Padoan, mi piacerebbe invitare anche le doppiatrici di Rhaenyra, quella Young e quella Adult. Anche perché io tifo per Rhaenyra adesso. Non vorrei dire però, scusatemi, ma è chiaro ed evidente che il mio cuore va a Rhaenyra, ma tutta la vita. Poi, per carità, il personaggio di Alicent me l'hanno reso più decente umanamente, ecco, quello sì, mentre invece nel libro è una stronza fotonica. Per cui. Io ho rivisto più volte GoT, fermandomi sempre all'ultimo episodio, la 6x10, non a caso, The Winds of Winter, infatti, il titolo del decimo episodio, che forse è il mio preferito di tutte le stagioni viste. Potrebbe essere quello, in effetti. Poi vabbè, con la scena finale. Brividi, pelle d'oca alta così. Io aspetto un altro po' a rivedere House of the Dragon, lo farò più vicino all'uscita della seconda. Ci sta. Io comunque vi ricordo una cosa, che ho pubblicato qualche tempo fa un video recap della prima stagione di House of the Dragon, per cui se aveste dei dubbi e voleste ripassare, recuperare alcune cose, sul mio canale YouTube c'è di tutto, raga. Qualunque cosa di cui voi abbiate bisogno, piuttosto chiedete alla community, ai moderatori, ma di sicuro c'è qualcosa, c'è qualunque cosa voi chiediate. C'è il video sui viaggi di Corlys Velaryon, c'è il video su E.T., c'è il video su Ascià delle Ombre, sui sette regni prima di Aegon Targaryen, c'è tutto, c'è tutto. Io l'ottava l'ho rivista due volte, ho scoperto vette di incacchiatura da me sconosciute, quindi meglio fermarmi qui. Ma infatti, tra l'altro, mio padre, lui ogni tot di tempo si vuole riguardare Game of Thrones. E quindi io gli ho dato i miei DVD e lui si guarda Game of Thrones. E quindi ultimamente, lui quando è che ha ricominciato? Ha ricominciato quest'estate, se lo guarda quando ha tempo e tutto il resto, di solito la sera, dopo cena. E io ogni tanto ripasso di là e sento degli stralci di conversazioni che ormai conosco a memoria. E ogni tanto dico, oddio, certi dialoghi, certi personaggi, che ricordi, che ricordi. Se ci pensate che è andata in onda dal 2011 al 2019 Game of Thrones, sono passati 12 anni dalla prima stagione. 12 anni, sono tanti 12 anni, sono veramente tanti. A me alla fine non è dispiaciuto, ho visto cose peggiori. Ma allora, ti dico, se mi parli dell'estetica, nulla da dire. Esteticamente Game of Thrones, anche l'ottava stagione, rimane ottima. Però quando senti dire che ha fatto schifo l'ottava stagione, probabilmente è perché stai parlando con persone che hanno letto i libri e che non trovano la coerenza narrativa fra
fra quello che viene raccontato dall'autore e ciò che hanno poi scelto di fare gli sceneggiatori Benioff e Weiss. E te lo dico con tutta la massima tranquillità possibile, senza rantare tutto il resto, anche perché ormai la delusione lì l'ho già superata, devo dire la verità. Sto aspettando che almeno esca Winds of Winter, perché noi siamo qui che preghiamo per Winds of Winter. Ma io vi ricordo che dopo i venti dell'inverno ci sarebbe anche Sogno di Primavera a dover uscire. Già stiamo aspettando 12 anni per un libro, quanto aspetteremo per Dream of Spring? Sarà, rimarrà un sogno? Spero di no, però. Io House of the Dragon l'ho vista 2 volte completa e una solo gli ultimi episodi. Vabbè che su Sky fanno maratone ogni mese sia di GOT che House of the Dragon, ecco, Manigallo, infatti, immaginavo. E sì, io mi riguarderò House of the Dragon. Devo dire che è ancora fresca nella mia memoria, tutto sommato, anche perché avendo preso un sacco di appunti, un sacco di cose, bene o male me la ricordo. Invece Dream of Spring uscirà nel 2000 mai. Esatto. Boh, non lo so, raga, veramente. Io spero solamente che riesca a finirlo, perché rimarrebbe veramente un vuoto incolmabile qua dentro. Io abitavo ancora a Roma quando uscì GOT. Figurati. Ora che ci ripenso, mi sa che io ho iniziato a guardarlo quando uscì la terza stagione, dopo aver recuperato le prime due, ovviamente. Io invece mi ricordo che a Game of Thrones cominciai a guardarlo nel 2011 perché nel 2010 ero rimasta orfana di qualche serie TV che mi piaceva particolarmente. Scusate, parlo un po' intasata perché ho il naso chiuso. Vabbè. O meglio, non mi funziona il naso come al solito, quindi scusate. Cambierà prima o poi questa situazione. E spero nei prossimi mesi. E mi ricordo che rimasi orfana di una serie TV che stavo guardando perché era finita nel 2010. E decisi di cercare online serie TV fantasy. Volevo vedere qualcosa di fantasy. Mi vennero consigliati da questo articolo di Web Magazine Game of Thrones e Once Upon a Time. Io Game of Thrones ho cominciato a guardarla proprio dall'inizio, aprile 2011, una vita fa se ci penso veramente. È stato molto bello perché non ci ho capito una mazza, cioè ho detto guardo com'è, arrivo alla fine della prima stagione con i draghi, Daenerys, cose, dico oh mio Dio è tutto bellissimo ma non ci ho capito niente. Ho fatto ricerche, ho scoperto dell'esistenza di Martin, dei suoi libri e ovviamente poi ho recuperato tutto. E sono ancora qua. 12 anni, Dies in Hold, esatto. Tu ancora speri si fermi con 7 libri? Se mi butta fuori 2 libri da 2000 pagine ciascuno, forse sì. Però speriamo più che altro lui abbia in dettaglio i finali per i posteri, non lo so. Non lo so, bisogna capire se vuole veramente che qualcun altro vada avanti o no. Benioff e Weiss, pensavo di non sentire mai più pronunciare questi nomi. Flashback di Valyria. Faccio prima finire One Piece? Sì. Sì, ma infatti io mi sono messo in pace sull'uscita dei libri. Oh, vi prego, no. Io non posso fare paragoni con il libro, ho notato che sono molto più tirate via, ma dal punto di vista estetico è bello. Allora, da un punto di vista estetico, se mi parli di costumi, scenografie e tutto il resto, ti dico va bene, il problema non è quello, il problema non è l'estetica, il problema è la coerenza narrativa, è quello. Per quello i lettori si arrabbiano. Ed è quella la differenza, secondo me, che troverete sempre tra un lettore e chi guarda la serie perché è curioso e basta. Tutto lì. Una delle mie più care amiche non ha mai letto neanche una pagina di Azoyoff e guardando la stagione che non esiste ha imprecato tantissimo. Perché probabilmente la tua amica, magari una persona che legge tanto e che sa perfettamente quando una cosa è coerente, quando una cosa forse è tirata per i capelli. Non lo so. Può essere, o magari ho detto una cavolata. Comunque. Once Upon a Time è meraviglioso. Allora, no. Ti voglio bene, Ash, però fammi dire che la prima stagione è guardabile. Quelle successive sono una tragedia. Sono orribili. Ci sono delle robe talmente assurde che io sono arrivata alla quarta stagione,
ho imprecato e ho spento. Ho detto, vabbè, addio, basta. No. Alla prima stagione ricordo di aver cominciato a capire qualcosa su nomi e parentele dopo tipo 6 episodi. Ma sì, ma all'inizio è un casino. Pensa solamente a una persona che si ritrova a Game of Thrones o qualcosa che ha a che fare con Martin con tutti quei nomi. È un discorso vecchio di 2000 anni. Anche Virgilio chiese di far bruciare l'Eneide sul letto di morte poiché non era conclusa. Sapevo l'avrebbero pubblicata lo stesso. E infatti... Io ho scoperto Got per caso facendo zapping su Sky. Vedo la scena di Danana e il suo pan di stelle sulla spiaggia. Il resto è storia. Pan di stelle. Io ho visto la prima stagione a 13 anni nel 2013 e non avevo capito nulla. E poi ho ricominciato a 16 e da lì l'amore. Ma sei una draghetta giovane! Ma sei una draghetta cucciola! Beh, sì, aspetta. A 13 anni nel 2013, quindi adesso ne hai 23. Comunque sei cucciola, sì, sì. Oddio, quanti anni avevo io? Non lo so, però, comunque. Passa al lato trash della vita, abbiamo i biscottini. Sì, sì, biscottini, sempre biscottini. Sto notando che ad un primo acchito capire trama, personaggi, eccetera, anch'io medesima esperienza. Ma sì, ma è un casino, all'inizio non si capisce niente. È chiaro. È quello il problema, perché ti serve qualcuno che ti aiuti a capire chi è chi. Ed è quello esattamente che io mi sono in testa di fare poi, cioè di essere il vostro Virgilio, chiamiamola così, la vostra guida. Tra l'altro in realtà a me viene in mente una cosa tutte le volte che vorrei dire, però mi sa che suona troppo sfacciata. Mi suona troppo sfacciata. E avete presente Gossip Girl? Serie TV di cui ero rimasta orfana, infatti quell'anno, nel 2010 mi pare che fosse finita in quegli anni lì. Dopo Gossip Girl, che a me era piaciuta comunque, vabbè, ok, va bene. Cercavo altro, volevo una roba fantasy e quindi... Allora... Avete presente quando in Gossip Girl c'è la frase catchy che dice I'm Gossip Girl, your one and only source of Manhattan's elite. Volevo fare una roba simile con The Westeros Elite. You're the one and only source of Westeros Elite. Anche se suona molto sfacciato nei confronti di altri content creator che trattano di Game of Thrones. Però non credo che gli altri avrebbero la stessa cura che ho io per il loro, quindi, chissà. Tutti hanno il loro guilty pleasure, giustissimo, giustissimo. Un amico ha la fidanzata che non ha mai... che non ha mai visto GOT, però gli ho detto che può vedere lo stesso House of the Dragon. Sì, certo, tanto è un prequel. Mi chiedo ancora se dovrò fargli l'albero genealogico non essendo abituata a sti casini. Mi sa di sì. O se no, le dai i miei libri, i miei video. Le passi i miei video e sei a posto. Tanto ci sono i video sui Targaryen. Dinastia Targaryen. Già il libro ti incasina. Io leggevo il primo libro di Azoyev con il segnalibro fisso sulle appendici con il riassunto dei personaggi. E tu, zio Nano, sei bravo. Perché guardate che non tutti sanno che alla fine dei libri di Game of Thrones, delle Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, ci sono le appendici con... albero genealogico riassunto, Edel, non lo so, credo che abbia... Cos'era? Sti. Non lo so perché Stream Elements blocchi parole a caso. Allora, raggiungere il livello di fantasy di Gossip Girl è difficile, Martin può solo accompagnare, sì. Gossip Girl è anche il mio guilty pleasure, mi recuperai un'estate tutte le stagioni. Sì, ma perché sono quelle serie TV un po' stupidine che però ti pigliano bene, che non hai bisogno di pensarci troppo, cioè te le guardi e sono quelle serie guilty pleasure che ti piace guardare perché vuoi vedere un po' di gossipini, letteralmente, e basta così. Avrei adorato, madre! Ma io non lo so, non suona come una stupidata. XOXO, Westeros Girl. Io vorrei sapere di Catelyn Stark cosa le succede nei libri. Anch'io voglio sapere di Lady Stoneheart. Però, se zio George non scrive.
Once Upon a Time ricordo fino a Frozen e poi il devasto dell'assurdo. Io sono arrivata prima, mi sono fermata prima di Frozen. Mi sono fermata a Ade, credo. Credo che ci fosse, avessero infilato un Ade e ho detto no, basta, addio. Ma quindi solo io quando compro i libri prima si legge tutto ciò che non è storia, cioè appendici, indici, ringraziamenti, prefazioni. Mi sa di sì. Io ho scoperto, vi giuro, c'era un ragazzo una volta che mi aveva scritto un messaggio, mi aveva detto: ma c'è un modo per capire la genealogia, bla bla bla. E io gli ho detto: scusami, cosa stai leggendo? Il mondo del ghiaccio e del fuoco. Ma scusami. Alla fine del mondo del ghiaccio e del fuoco ci sono tre alberi genealogici. Stark, Lannister e Targaryen. Non li hai visti? No, non li ho visti. Ma come? Ma in che senso non li hai visti? Ma neanche sfogliando il libro, ma no. Ma no. Vabbè. Ok. Hanno infilato Frozen? Once Upon a Time, ovvero è sempre colpa di Tremotino, esatto. Rumpelstiltskin. Deary, che è, da una parte c'è Deary e dall'altra c'è Darling. Once Upon a Time si salva nelle prime due stagioni, poi deraglia miseramente. Infatti io ho resistito fino alla quarta, poi ho detto no, vabbè, basta, basta. Io ho letto anche Le appendici del Signore degli Anelli, librone di mille e dispari pagine. Ma è giusto così? Di Game of Thrones e di Tolkien, di Martin e di Tolkien, si vanno sempre a leggere Le appendici. Ma se no non ha senso. Vabbè, scusate, mi muto un attimo e devo soffrire il naso. Che brutto da respirare. Va bene. Boh, esatto, appendici e mappe. Se in un fantasy non mi metti una mappa, per me sei rimandato a settembre. Poi vabbè, questo è come la penso io. Cioè, se mi crei un mondo tuo fantastico e non mi metti una mappa per orientarmi e mi continui a citare luoghi, mi fai solamente arrabbiare. Poi io sono irascibile, lo sapete, sono Targaryen. Allora, oh, siete pronti? Ci guardiamo il nostro trailerino? Ma sì, ma dai, è una parte fondamentale. Ogni riferimento è casuale. Ma ti dirò, Eddel. Il signor Andrei Sapkowski, per esempio, non le ha messe le mappe, e infatti io ce l'ho particolarmente con lui, ma in generale è una cosa che secondo me deve sempre esserci, soprattutto se tu come scrittore mi stai proponendo un tuo mondo. È un mondo fantastico e mi continui a citare 25 villaggi diversi, io non ho idea di che cosa tu stia parlando. Cioè, ma fatti, che poi le mappe ti fanno immergere più nella storia, se non c'è rosico, ma giustamente. Cosa stai leggendo, Fra? A me le mappe piacciono, ma tra le due cose preferisco le appendici, che siano interne al libro o di analisi. Però dipende, le appendici se sono come quelle di Tolkien, sì, hanno senso. Però la mappa. Ma mettiamole tutte e due, scusami. E infatti non si capisce niente della geografia degli Witcher. Assolutamente sì, sono completamente d'accordo. Santo, santa CD Projekt Red, che poi ha fatto il videogioco e ha messo una mappa. Tra l'altro mi è tornata la voglia di giocare con Geralt, la The Witcher 3. Ho appena finito il tuo video, lasciati dare i miei complimenti, un video fatto come sempre con impegno e passione. Grazie mille, Sasone, io ci metto veramente tutta la fatica che ho, tutto il cervello che ho. E stanotte sono rimasta in piedi a editare sto video fino alle 3. C'ho un sonno, raga, che dopo vado dritta filata a letto. Ecco perché la storia e la geografia a scuola si studiano quasi sempre assieme. In effetti sì. Poi vi faccio vedere sul gruppo cosa sto leggendo. Diciamo che è un fantasy basato sul nostro mondo, ma una mappa sarebbe stata bella. Interessante. Bene. Allora. Siamo pronti. No, che poi mi inchiodano il canale. Calma. Allora, intanto apprezziamo questo sfondo con il trono di Roccia del Drago.
Ma a parte quello, adesso passiamo di là. Ole. Vediamo un po'. Ok. Ho messo una. Non ingrandisce di più. No, più di così niente. Ho messo la. Come si dice? Una finestra in incognito, così non dovrebbero comparire pubblicità, cose strane, ma roba generica. Ok. Aspetta, livello spoiler da stabilire in chat. Giusto, ottima domanda, Edel. Allora. È stato difficile già preparare il video, perché in effetti c'era questo problema, ovvero il problema del io come faccio a parlarvi di un trailer senza citare determinate cose. Il video, diciamo che è più un decido se guardarlo o decido se non guardarlo, in realtà anche questa live, però adesso che siamo qui, magari alcuni presenti non sanno tutto. Diciamo che se riusciamo a farci capire fra noi, dicendo tu sai cosa, tu sai chi, in quell'occasione, cioè girandoci un po' intorno, senza dire per forza Tizio Caio muore alla battaglia di XY, è meglio. Facciamo così. Sì, poi ci infiliamo Voldemort, va bene. Ecco, sentite una perturbazione nella forza questa notte, la madre deve riposare, strikes again. Sì. Io mi aspetto molto il formaggio, ecco, vabbè, che cavolo, quello mi sembra adesso le basi, cioè sì, raga. Allora, io non ho detto due cose nel video. Diciamo, non ho detto due cose in modo chiaro. Cosa succede a Riposo del Corvo? Quale drago, quale cavaliere? Ok. E chi è il vero padre di Adam di Hull? Per quello, se avete notato nel video, dico sangue valiriano, non sangue Targaryen. Perché? Perché? L'avete capito. No pupù, no pipì. No, quel no. No. In che senso? Cosa? What? Non dire quel nome, Harry! Nitriti, Voldemort Nitriti, un po' come Frau Blücher, no? E tra l'altro devo metterci anche il suono di Frau Blücher. Così. Le appendici sono come il cap, le cerchi quando ti serve. Ma come? Allora, quindi, diciamo che cerchiamo di farci capire fra noi. Avete presente? Presente come i vecchietti che giocano a carte, ci facciamoci gli occhiolini. I vari segni, ci tiriamo l'orecchio, queste cose qua. Perché hai paura di tu sei chi? Meglio avere paura di no pupù no pipì. va bene. Sì. Citato nel libro del principe Manso. Sì. La sensazione di occlusione che stringe la nazione. Meraviglioso. Allora. Quindi diciamo che. Ma come si fa a parlare di House... Adesso io chiedo una domanda seria. Come si fa a parlare di House of the Dragon senza fare spoiler? Perché per minimo che ti giri, devi raccontare certe cose. Allora, io mi rifiuto, non lo faccio, non l'ho mai fatto e non lo farò mai. Io non guardo i video e i contenuti delle altre persone che trattano House of the Dragon, Game of Thrones, eccetera, perché non voglio farmi condizionare in alcun modo, mai nella vita. Non voglio farmi condizionare da, oh mio Dio, è vero, questa cosa non l'ho detta, oppure avrei potuto dire una cosa detta meglio, eccetera. No, guarda, io faccio solo il mio, mi occupo del mio e basta, rimango qua nel mio orticello a roccia del drago, va bene così. Per cui. Io qualche spoiler lo devo fare. Non so cosa facciano gli altri, non lo voglio sapere. Ma è qualcosa che dobbiamo dire. Possiamo dire, se no, esatto, ci sono i Targaryen. Sì, esatto, diamo per scontato che tutti i presenti abbiano finito la prima. Esatto, cioè almeno quello. Beh, diciamo che è una live spoiler questa. Sì.
Allora, giusto. Fatemi mettere però un attenzione spoiler nel titolo della live. Ok. Adesso c'è la scritta, ecco cosa mi ero dimenticata. Attenzione spoiler. Intanto grazie Lexix che ha rinnovato l'abbonamento per 22 mesi. Grazie mille. Allora. Ci sta. Se no come facciamo a parlare di che cosa diciamo? Cosa ci diciamo? Ci sono i Targaryen. Bello il logo HBO. Bello. Ned Stark non è ancora nato e non è ancora morto, vero? Insomma, si può dire che qualcuno muore. È una guerra civile, sì. Nel dubbio nel titolo della live lo spoiler. Infatti l'ho messo. Spoiler alert. Attenzione spoiler, l'ho messo, l'ho scritto. Aggiornato. Se volete aggiornate, fate F5. Ci sono i draghi. Possiamo. Per le morti sospette fai occhialini. Faccio gli occhiali. Ok, perfetto. Dai. Daenerys non ha ancora scapocciato. No, esatto. Cominciamo. Allora, ce lo guardiamo una volta tutto. Io non vi posso far sentire l'audio perché sennò mi bloccano il video, il canale, tutte le cose. Ok. Allora, Rhaenyra. No, ditemi voi. Volete che lo guardiamo prima una volta tutto e poi intanto mettiamo una qualità maggiore magari e poi lo fermo frame per frame oppure ve lo fermo già frame per frame, anche se tutte queste cose le avete viste, ovviamente le vedrete nel mio video. Volevo dire occhiolini, ma va bene lo stesso. Ci stava però occhialini. Toccati il naso. Cosa? Quindi, grazie, grazie Mokai. Ditemi voi, volete che ce lo guardiamo una volta tutto intero oppure passiamo direttamente ai vari frame per frame? Ditemi. Eh sì, infatti, la live conterrà spoiler con moderazione, cercando di non essere specifici, ma dovendo parlare del trailer, non sono evitabili. Una volta insieme, così poi vado via ed evito spoiler. Dai, va bene, ci guardiamo. Trailer. Mi dispiace perché non posso mettere l'audio. Vi dovete sentire la mia canzone Lo-fi. Lo-fi. Quanto è espressiva Rhaenyra? Quanto? Attrice meravigliosa. Scena di Harry Potter. Ma quanto va veloce sto trailer? Adesso che lo sto guardando a velocità normale. Io ho guardato frame per frame. Adesso diventa un po' più. Pappagorgia dragosa. Summer 2024. Allora. Apprezzo. Può essere, Francesco. Apprezzo comunque che non si capisca come andrà, lo fecero anche con la prima. Allora sì, da qui non si riesce a capire niente, nel senso io mi metto nei panni di chi non l'ha letto il libro. E c'è tanta aspettativa, c'è tanta curiosità. Lama scura, Welcome to Dragonstone. Perché in effetti se ci pensiamo, non ti fanno capire cosa succede esattamente, cioè è molto confusionario come trailer, ci sono tante scene. Come dicevo nel video, ci sono tante scene che sono cronologicamente mischiate. Le scene presentate nel trailer non sono in ordine cronologico, ma, a parte questa prima probabilmente di scena, sono tutte una incasinata e incastrata con l'altra, che
perché ovviamente questo serve per destabilizzare comunque lo spettatore, non fargli capire che cosa sta guardando, cioè come si svolgerà l'azione, proprio per ingolosire, incuriosire e quindi spingere la visione, ovviamente. Intanto volevo chiedervi, facciamo un pollino veloce veloce, Mokai. Quanti di voi hanno già visto il video di stasera? Giusto per capire così, per orientamento mio. Che poi è un classico fare trailer in questo modo. Sì, poi questo in realtà non è un trailer, viene considerato un teaser. E infatti c'è scritto official, guardate bene, official teaser. Il teaser è, anche a livello proprio di significato della parola teaser, fare teasing, significa che tu dai delle piccole indicazioni, ma in realtà non è un vero e proprio trailer. I trailer, se notate, sono molto più strutturati, sono un po' più lunghi e hanno più senso. Il teaser serve solamente a incuriosire chi lo guarda. Sì, oggi è uscito alle 18, sono 20 minuti puliti puliti di analisi del teaser, appunto. Frame per frame, con spoiler e tutto il resto. Sì, sì, il trailer esce a post-produzione finita. Esatto, anche perché, non so se avete notato, ma ci sono pochi draghi che si vedono. L'immagine di Daemon su Caraxes. Caraxes non si vede, se ci fate caso. Esatto, a volte nel teaser non sono definitivi nemmeno gli effetti speciali. A volte nemmeno quando devono doppiare, perché vi ricordate quello che aveva detto Marco Barbato quando era venuto qui a parlare di adattamento di House of the Dragon? Quindi, come ti dicevo, per essere un teaser, alla fine ha mostrato parecchia roba, poi magari a noi che conosciamo la storia dà una percezione diversa. A me ha fatto vedere un sacco di cose, per esempio. Io le ho riconosciute, però effettivamente dipende anche da chi sta guardando. Quante persone riescono a riconoscere quello che si vede nel teaser? Molte selle, esatto, Floss Lotus, ci sono tantissime selle. Esatto, solo Vagar perché era già pronta. Esattamente, anche perché Vagar probabilmente l'avevano già un po' preparata nella stagione precedente, perché l'hanno usata, quindi. È vero che sta per cominciare la pre-produzione della terza stagione di House of the Dragon? No. Devono finire la post-produzione della seconda, come fanno a cominciare già la terza? Facciamogli fare le cose fatte bene, per l'amor del cielo, di tutti i valeriani, perché sennò se ci sbagliano le cose perché fanno fretta come faccio io i video, siamo a posto. Anche nei trailer di alcuni film è capitato di sentire battute che poi al cinema sono diverse, per non parlare poi anche del doppiaggio. Allora, l'85% di voi ha già visto il mio video, quindi ok, perfetto. Almeno so cosa dire, insomma, quanto dire. Ebbene, guardiamoci sto frame per frame. Voce sotto di Otto Hightower che dice che sono stati fatti degli errori subito dopo, nelle ore seguenti alla morte di Viserys. Grazie al piffero, sì, certo. Allora, qui abbiamo una Rhaenyra Targaryen, che, vabbè, sicuramente già rinnovata per la terza e tutto il resto, però parlare di pre-produzione mi sembra un pochino presto. Insomma. Anche il teaser originale a Corlys che parla è la stessa frase nella serie detta in modo diverso. Sì, sì, ma perché poi anche la questione di doppiaggio, di cose, sono cose proprio dell'ultimo minuto. Quindi. Ok. Sì, no, immaginavo, no, ma certo, secondo me, allora, quando, se non ricordo male, quando è finita la prima stagione, visto il successo enorme che ha avuto, avevano già fissato seconda e terza. Anche perché, che fanno? Non vanno avanti, andranno avanti per forza, sicuramente. Sarà un gran successo anche questa seconda, io ne sono convinta. Così come ero convinta fin dal momento zero in cui ho visto il trailer e i teaser della prima, che sarebbe andata bene, e ho avuto ragione. Perché si vede che è fatta bene. Comunque, sì, poi devi bloccare gli attori, tutto il resto, insomma, lavorano parecchie persone a queste produzioni, sono anche nomi adesso parecchio importanti. Allora, abbiamo Capotempesta. Capotempesta, cos'è successo? Capotempesta, vi ricorderete, è fine prima stagione. Il povero Lucerys, detto Luke, con il suo draghetto Arrax,
vengono praticamente masticati da Vagar. Io vi giuro che io mi stavo sentendo. L'ho letto 15 volte sto libro, ma un conto è leggerlo, immaginarlo, e un conto è vederlo sullo schermo. Io mi stavo sentendo male. Ciao Tiny! No, abbiamo fatto un po' di dracchericcio così. Adesso cominciamo giusto adesso con il teaser. Sì, con il teaser. Quindi arrivi giusto, 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 precisa. Poi mi hanno fatto uno spuntino e io ci sono rimasta parecchio male. Veramente è stato brutto. Tanto me li prendo i miei fogli, i miei appunti, perché non si sa mai, magari mi cicco qualche nome. E vederlo mi ha fatto un po' impressione. Però bello. Bravissimi. Gli stessi attori sul set, mentre recitano la loro parte, non hanno idea di quello che accade a livello di storia globale. Beh, in questo caso poi lo vedo anche piuttosto facile, cioè è anche piuttosto facile anche perché non so quanti di loro si siano letti effettivamente Fuoco e Sangue. Ci speri comunque, esatto, ci speri comunque che Luke si salvi. Ci speri. Eppure sai perfettamente come andrà a finire. E va così. Vabbè. Quindi abbiamo il nostro capotempesta, questa ragazza distrutta, distrutta, cioè è proprio. No, non le potete dire niente, è super espressiva, veramente tanto espressiva. Poi, faccio vedere la quantità di appunti per il trailer. La quantità di appunti? Ma in realtà no, ho scritto direttamente lo script. Però, per esempio, allora, prima che uscisse il teaser, perché sapevo che sarebbe uscito, mi sono ripassata un po' dei miei appunti della cronologia della Danza dei Draghi, perché comunque, ripeto, è materiale che alla fine avevo preso in mano un anno fa e non lo studio tutti i giorni. Però ho tante etichette. Allora, quindi, ok, Sala del Trono. Ovviamente vediamo la diretta conseguenza di quello che è successo alla fine della prima stagione. Quindi il nostro Aegon II, tutto bello sfacciatino, con la faccia da il reso io, comincia a prenderci gusto. Un po' Adrian Fartade in questo momento, con questo capello. Ha lo stesso taglio di capelli, stesso colore in questo momento. Vabbè. Comunque, peccato che, esatto, Aegon II non sia simpatico come Adrian, decisamente no. Con i suoi scagnozzi della Guardia Reale, scagnozzi qua, scagnozzi là. Ok. Poi, sempre felice che non gli abbiano messo i baffi. Abbiamo una bella armatura, elmo, il nostro imam di Westeros, ciglio parrucca, come direbbe il dottor Manhattan, il nostro Matt Damon, io continuerò a chiamarlo Matt Damon, perché sì, e so perfettamente che si chiama Matt Smith, ma Matt Damon fa molto ridere. Aegon Fartade, esatto. No, aveva lo stesso colore di capelli, lo stesso taglio, giuro. Non è per. Non, cioè, è molto più simpatico Adrian, ovviamente. Matt Damon, ok. Allora, Matt, dove si trova il nostro Damon in questo momento? Bella domanda. Potrebbe essere Roccia del Drago? Non lo so, c'è qualcosa che mi dice che non è Roccia del Drago. Forse il fatto che viene fatto vedere da solo, non viene fatto vedere in una. Non lo so. Io mi sono immaginata Arrenal. Così. Matt Damon è canon, perché voi sapete. Voi sapete che l'ho sempre chiamato Matt Damon dal giorno 1 e ho riso tantissimo quando mi è stato fatto notare che si chiama Matt Smith e non Matt Damon. Matt Damon è un altro. Grazie! Damon. Ok. Adrian Targaryen confermato. Però è tinto, non vale. Io se non mi tingo i capelli li lascio andare. Vanno per l'argento, ve lo dico.
Secondo me Arenal, non lo so, cioè, ho questa vibe. Perché poi comunque Daemon finirà ad Arenal. Potrebbe essere Delta delle Acque? Ma non ci va a Delta delle Acque. Lui va a prendersi Arenal. Il suo scopo è quello. Fatemi vedere gli appunti, va. In teoria. Prendono Stone Edge, però dopo. No. Daemon in teoria va a Dark. Quindi. Cavalcando Caraxes, il principe Daemon avrebbe guidato l'assalto contro Arenal. La principessa Rhaenyra sarebbe rimasta invece alla roccia del drago fino a quando non avesse recuperato le forze. La flotta di Velaryon avrebbe sbarrato il Gullet salpando dalla roccia del drago e Driftmark per bloccare tutte le navi in ingresso o in uscita dal Golfo delle Acque Nere. Il serpente di mare avrebbe comandato la flotta, mentre la principessa Rhaenys sarebbe volata al di sopra di essa, così da prevenire eventuali attacchi a danno delle navi da parte dei draghi dei loro nemici. Questa parte Benioff e Weiss non se la sono letta perché hanno dato per scontato che Daenerys non riuscisse a vedere la flotta sotto di sé. Vero? Nella prossima stagione casteranno Matt Damon solo per mandarci in confusione, giusto? Comunque, quindi Arenal. Allora, Arenal, col suo feudatario Larys Strong. Larys Piededuro. Lontano ad approdo del re, il castello contava solo una piccola guarnigione. Non avendo alcuna intenzione di subire lo stesso destino di Arryn il Nero, sciolto, il suo anziano castellano Sir Simon Strong, zio del vecchio Lord Lionel e prozio di Lord Larys, fu rapido nell'ammainare i suoi vessilli quando Caraxes ruggì fiamme dalla torre del rogo del re. Oltre al castello stesso, con un unico colpo, il principe Daemon aveva preso possesso anche della tutt'altro che trascurabile ricchezza di casa Strong, nonché di una decina di importanti ostaggi, tra cui Sir Simon e i suoi nipoti. Io tifo per Arenal. Mamma mia, non voglio ricordare Rhaegal. Lasciamo perdere, lasciamo. Lo so, Jenny, non solo quella parte si sono dimenticati. Comunque, io tifo per Arenal, poi vedremo cosa sarà. Danny kinda forgot about the Iron Fleet. Ma un paio di balle, scusatemi. Ma no. Ma no, Benioff e Weiss. Andate a giocare a Dungeons and Dragons con Joe in America, per favore, dai, su. Non mi toccate Daenerys e l'Iron Fleet, perché lì divento una bestia. Divento Caraxes, veramente. Buonasera, Lord Wolf. Buonasera. Lì mi partono i 5 minuti. No, non è possibile. Questa qui vola sui draghi. Sei a quanti metri di altezza sei e non vedi una flotta? Una flotta? Sul serio? Che stavano a fa' cucù le navi, ma non esiste. Insomma. Oh. Ok. Il rant stasera dovevo farlo. Sono rimasta tranquilla a parlare dell'ottava stagione, ma sta cosa proprio. Comunque, andiamo avanti. Ah, qua. Allora, scena successiva. Anche qui io nel video ho detto che secondo me è la zona vicino ad Arenal in cui probabilmente c'è l'accampamento Targaryen, perché questo qua ovviamente è il simbolo di Rhaenyra, perché Rhaenyra si. Allora, va bene. Entrambi, in realtà, sia Aegon II che Rhaenyra, tengono il logo Targaryen. Rhaenyra, in realtà, il proprio stendardo lo divide in quarti. Due quarti sono drago rosso su campo nero classico, quindi questo qui che ho alle spalle anch'io. E poi ci sono lo stemma dei Velaryon, per ricordare appunto Laenor Velaryon, che era suo ex marito defunto, fatto andare via. Vabbè, avete capito, ve lo ricordate? E poi c'è anche il quarto dedicato agli Arryn. Perché? Perché sua madre, Emma, si chiamava Arryn di cognome, Emma Arryn. Quindi dedicato a lei.
defunto. Vabbè, io metto defunto tra molte virgolette, defunto nel libro sicuramente. Nella serie no. Però. Vabbè. Comunque, invece Aegon si tiene lo stemma così, ma al posto del drago rosso ci mette un drago dorato. Perché? Perché il suo drago è un drago dorato, effettivamente, Sunfire, sole di fuoco. Ok. Quindi questa è la spiegazione. Potete immaginare quando nella prima stagione dicono che stanno arrivando gli Hightower a Roccia del Drago, che sta arrivando Otto a parlamentare con Daemon e con Rhaenyra, quando dicono che c'è il simbolo Targaryen con il drago verde, ho avuto un attimo di brivido a badibido e ho detto cosa? Per fortuna, già alla fine comunque della prima stagione c'era lo stendardo con il drago d'oro dietro Aegon, si vede d'oro. Ma quel verde lì mi ha lasciato. Mi ricordo questa cosa, ho detto. What? Quindi questa parte qua penso che possa essere anche qua dedicata a questo inizio di guerra, diciamo, con. Sembra. Allora, diciamoci la verità. La danza dei draghi è come giocare una partita di Risiko. Perché di fatto è così. È tutta una questione di strategia, di posti utili per avanzare pretese nei confronti di altri lord e soprattutto dominare alcune zone chiave. Tenete conto che mentre Daemon si sta spostando e sta cominciando. Buonasera, Percival. E sta cominciando a conquistare cose. Nel frattempo, sia gli Hightower che ovviamente i neri da parte di Rhaenyra cominciano a parlamentare con diversi lord e lady del regno per cercare di farli passare dalla propria parte, ovviamente. Qui vediamo chiaramente. Chiaramente, aspettate. Mi tengo aperto questo che mi può tornare utile. Due o tre appuntini, ok. Là. Questo qui è chiaramente l'esercito Hightower, perché i colori sono verde e nero e soprattutto c'è il faro di Alta Torre di vecchia città. Io avrei preferito un drago azzurro su campo nero, ma purtroppo non esiste. Io preferisco un drago albino su campo nero, con gli occhi rossi. Però arriverà solamente tra un po' di anni. Chissà se ne faranno mai vedere qualcosa. Ma in teoria sì, in effetti. Perché se fanno la serie su Dunk and Egg. Beh, verde smeraldo e nero è molto elegante. Assolutamente sì. A me piace un sacco, anche sono i colori che ho dalle felpe di Loki. Per esempio, verde smeraldo e nero a me piacciono tantissimo. Poi. Perché vuoi picchiare Maurito? Cosa fa? Ok, poi questa scena qui è interessante perché ci sono degli scudi e su questi scudi si riesce a capire chi già comincia a muoversi come pedine di questo risico. Allora, gli scudi sono quelli dei Rosby e degli Stokeworth. Quindi hanno preso l'inizio effettivo della guerra. Ora c'è anche da dire un'altra cosa, noi non sappiamo quanto modificheranno a livello di sceneggiatura le battaglie della Danza dei Draghi, perché se le contiamo sono tipo 13, cioè sono veramente più di una decina di battaglie e noi non sappiamo quali effettivamente porteranno sullo schermo, quali accorperanno,
quali taglieranno, se taglieranno delle cose, taglieranno personaggi, modificheranno cose. Io vi posso dire quello che può succedere, quello che dovrebbe accadere in base a quello che so dei libri. Poi però ogni cambiamento che verrà effettuato, alzo le mani e dico vabbè, ok. Allora, qui abbiamo Rossby e Stockward che inizialmente appunto sono dalla parte di Rhaenyra e poi vengono massacri e quindi le persone che rimangono poi devono decidere cosa fare, ovviamente si allenano dall'altra parte. Qui c'è un Otto Hightower che parla, Otto in realtà per conto suo davanti al camino. Qui poi abbiamo una Alicent che mi sembra onestamente un po' sciancata. Cioè, ha perso un pochino l'aplomb da regina, tutta precisina, tutta precisetti. E secondo me è già successo il fatto di sangue formaggio. Quindi Laura, riposo del corvo nel quarto episodio è confermato. Così pare, io ho letto così. Cioè, andando a guardare, tipo, regista e conferme che ci sono state sugli episodi, il quarto episodio dovrebbe essere proprio il riposo del corvo. Qui abbiamo appunto una Alicent Hightower che parla con qualcuno che porta un bastone e quindi ovviamente Laris Piededuro, che è il signore dei sussurri del governo di Aegon. E qui poi Pam si passa a un'altra scena in cui Coste, questa zona qui è del Galles, hanno girato le scene dei semi di drago, della semina, in Galles, quindi qua erano già trapelate erano trapelate delle immagini. Il signore di OnlyFans, altro che sussurri, infatti. Laris, che schifo di uomo. Poi, allora qui ci sono tutte queste persone qua che vengono portate in un posto. Cosa succede? Adesso vediamo. Allora, qua ci hanno confuso ancora, perché se guardate, la scena della costa non ha niente a che fare con Criston Cole. Allora, Criston Cole, il nostro Crispino, e una cosa che ho osservato subito è stata questa, quella della collana. Magari Alicent è solo disgustata da Laris ed è più che accettabile, direi. No, secondo me no. Secondo me ormai a Laris si è abituata e lei in realtà sta parlando, dicendo che molti moriranno, eccetera, eccetera, proprio perché credo che cominci a essere dissociata dalla realtà. In seguito a quello che lei, in teoria, nel libro, lei è testimone di quello che succede con Sangue e Formaggio. Poi non lo so se hanno voluto cambiare le cose, ma nel libro è così. Allora, Duskendale nel terzo sicuro, come hai detto nel video, quindi prima metà come eventi ci siamo, dal quinto in poi diventa un po' più nebuloso. Nell'ottavo mi aspetto una roba bella forte, ecco perché ti ho scritto quella cosa nei commenti di YouTube. Sì, quella del Gallet. Tanto se diciamo quella del Gallet, lo sanno quelli che sanno di che cosa si parla. Allora, sì, io mi sono fatta quest'idea, poi ne parliamo quando finiamo di guardare tutto. Comunque, per farvela breve, per non dilungarmi troppo, qui abbiamo il nostro Criston Cole, ovviamente con questa qui è la catena con le mani intrecciate da primo cavaliere. Perché? Perché a un certo punto voi sapete chi licenzia, voi sapete chi. E la collana da primo cavaliere, la catena da primo cavaliere viene data a Criston Cole. Ora, perché le mani, quando l'altro personaggio ha avuto la spilla fino a 5 minuti prima? Perché in realtà ogni primo cavaliere può decidere che tipo di emblema portare, che tipo di, cioè come sfoggiare il proprio ruolo.
decidendo la forma della decorazione. Può essere la spilla, può essere una catena di mani intrecciate, ognuno sceglie la sua. L'importante è che abbia come simbolo la mano, perché in realtà noi il primo cavaliere del re, che è il consigliere e tutto il resto, lo chiamiamo così, ma in inglese è Hand of the King. Poi certo, la spilla non può traforare l'armatura. Bisogna anche capire una cosa. Se si porta dietro sempre la catena, oppure cambierà con la spilla. Comunque, questione di lana caprina. L'importante è notare che comunque qua è già primo cavaliere. Criston Cole mi è sempre sembrato un'imprecazione. E in effetti... voi sapete chi? Questa live sta quasi un po' di HP. Un po' sì. Oh, se volete io vi dico i nomi come stanno, Però dovete dirmelo voi. Perché Crispino... infatti Crispino secondo me è un po' tamarro. Un po' tarro. In effetti una spilla sull'armatura... No, beh, quello ovviamente no. Magari in un emblema inciso? La spilla non è volata giù da Roccia del Drago? Perché? Non vola giù nessuno. Che senso? Che senso? No. In che senso? No, io piuttosto avrei inciso, avrei fatto un'incisione, qualcosa di particolare, qualcosa di diverso. Però vabbè, ma ho scelto così, va bene così. Comunque è coerente col libro. Quindi. Quando Rhaenyra toglie la spilla 8 nella 1x01. Si vede che ne avevano di riserva. Ne avevano di riserva e via. 1x10. Sì. Io avrei fatto uno spallaccio tamarrissimo. Sì, tipo la mano, perché deve essere sempre a forma di mano, L'emblema del primo cavaliere, della Hand of the King. Avrei fatto una mano che prende la spalla, fighissimo. D'oro, tutto d'oro massiccio. Ci piace. Quindi qui sta decapitando qualcuno. Perfetto, qua c'è ovviamente tizio soldato.jpg vestito di verde con il simbolo del drago d'oro di Aegon. E quindi siamo a posto. Tutto canon. E qua c'è un signore che è sdraiato, che sta per essere decapitato. Ora... io do per scontato che sia Lord Darklyn, perché, fatemi vedere un attimo, io mi sono segnata un sacco di cose, poi il problema è che tutte queste pagine sembrano uguali, fatemi vedere, Darklyn, molto un grigio. Praticamente viene detto che Darklyn viene decapitato. Quindi io ho dato per scontato, cioè ho fatto 2 più 2 e ho pensato, potrebbe essere lui in effetti. Perché dopo Rosby e Stockward che si vedono... Ma... sono tutte uguali queste pagine, non è possibile, devo metterci più etichette. Buonasera Gabriele, buonasera. Allora... con 100 cavalieri e 500 armati della casata reale, triplicati da altrettanti mercenari veterani, Sir Criston marciò su Rosby e Stockward, i cui lord solo di recente si erano pentiti della loro alleanza con la regina Rhaenyra, e gli intimò di dimostrare la loro lealtà assommando le loro forze alle sue. No, Lord Darklyn non è contento. Così rafforzato, l'esercito di Cole avanzò fino al porto protetto dalle mura di Duskendale, dove colsero i difensori di sorpresa. La città fu saccheggiata, le navi del porto date alle fiamme, Lord Darklyn decapitato. Non ho etichettato le etichette, c'hai ragione te. L'incipit di un problema di matematica, c'hai ragione, Jenny. Allora, ci sono 100 cavalieri, 500 armati. Quante mani hai? Boh. Quante dita dei piedi hanno i soldati? Contando che... vabbè, però
Ok, quindi io qua ho dato per scontato che potesse essere Lord Darklyn. Vedremo. Alla fine sono tutte mie, diciamo, suggestioni in base a quello che ho letto. Calcola il volume del semidrago. E tic-tac. Poi c'è la solita, questo è il concilio ristretto ovviamente di, secondo me, di Aegon. Questo è Aegon, perché se guardiamo qua, questa parte di decorazione del vestito. Lo vedete? Ora, il trailer cerca di fregarci perché non è detto che una scena successiva a un'altra scena sia direttamente collegata a livello temporale o faccia vedere una stessa cosa, ma in questo specifico caso, secondo me sono collegate. Per me poteva essere Aegon. Che secondo me si annoia un po'. Noi lo sappiamo che Aegon non ci voleva stare sul trono. Ci ha un po' preso gusto quando è stato acclamato. Poi gli mettono in testa il fatto che, almeno questo nel libro, gli mettono in testa il fatto che se lui non salirà al trono e non prenderà lui il controllo, Rhaenyra ed Aemon gli faranno fuori la famiglia. Quindi, una volta che subisce una minaccia così, vabbè. La morale è che al cavaliere, non importa se nero o bianco, non gli devi rompere il cazzo. Esatto. Quindi. Poi abbiamo il nostro Aegon, Rhaenyra, versione regina, contenta. Qui ancora, boh, contenta, si capisce. Cioè, qui sta bene. Belli gli spallacci, mi piacciono. Qui c'è Alicent, noi sappiamo benissimo che Alicent è molto devota, tanto devota. E infatti, secondo me, viene. Cioè si punta molto su questa cosa. Anche nella prima stagione vi fanno capire che Alicent è molto rigida come modo di fare, che è stata cresciuta in un certo modo, suo padre l'ha cresciuta e l'ha spinta anche un po' tra le braccia di Viserys, lei ha sempre fatto il volere della famiglia, del padre, tutto quello che voleva lui. E di contro c'è Rhaenyra che comunque cerca di essere più libera. Un po'. Cerca di essere più libera e poi Alicent si rende conto che l'amica evidentemente ha mentito anche a lei. Quindi abbiamo questa Alicent un po' rigidina. Spegne la candelina, candela o fiammifero, quello che comunque può essere. Ok. E poi cominciano delle scene un po' più sincopate, un po' più una veloce via l'altra. Allora, questo è sicuramente Adam di Hull. E qui abbiamo un drago. Ora, io mi sono concentrata sulla coda. Questo drago qui era il drago di Lenor, Mare Infocato, Seasmoke. Che è azzurrognolo, vagamente azzurrognolo. Questa è una scena alla Harry Potter, ok? Quindi ricorda molto, bellissimo comunque il paesaggio, bellissimo, tutto bellissimo. Qui abbiamo invece un cambio di frame. Guerra. Questo potrebbe essere l'inizio di Riposo del Corvo. Quindi forse siamo già al quarto episodio, come dicevo nel video. Allora io ho cercato di fare un po' in queste scene corali dove non si capisce una mazza. Quello che a me rimane da fare è quello di fare lo zoom e andare a vedere gli scudi. Qui ho trovato i Darklyn, quindi evidentemente sono già stati annessi. Per cui può essere solamente l'inizio di Riposo del Corvo, dove effettivamente comincerà l'assedio. Adam è il mio personaggio preferito nella danza comunque, ma non posso dire perché, tu Laura sai. Ok. Un saluto a Fierobecco. Esattamente. Sì, è il lago nero. Sì. Poi abbiamo il concilio ristretto di Rhaenyra, il concilio dei neri. Abbiamo la nostra Lady Cofana, qua con una capigliatura diversa, hanno cambiato parrucca. Il nostro Matt Damon e il nostro Sir Erric Cargill. Vi ricordo che il gemello Arric
Eric e Arrick ricordano Pinco Panco e Panco Pinco. Ser Arrick invece si trova al servizio di Aegon. Qui poi ci fanno vedere, è una delle pochissime scene, no, è l'unica scena in cui c'è Corlys Velaryon. Corlys però sta guardando nel vuoto. Ora, secondo me, è una scena successiva al quarto episodio. Perché chissà che cosa succede, sa cosa succede, e potrebbe essere abbastanza sconvolto. Mi sono fatta un po' quest'idea. Poi, appunto, io sono a tutte ipotesi queste che faccio, poi magari, raga, sbaglio. Non credo. Però, andando un po' a logica, quando gli dicono una certa cosa, esatto, potrebbe essere quel post. Hanno migliorato i Rasta Valeriani. Vabbè, Steve Toussaint per me sta bene anche con un mocio in testa, però beh, beato lui. E abbiamo un nostro Daemon molto ingazzedo che sta. Non sta usando tra l'altro Sorella Oscura. Perché Sorella Oscura. O sì. No, forse quello è un. È un pugnale. Sta usando Sorella Oscura per rompere qualcosa? Vabbè, dietro di lui c'è un enorme albero del cuore. Questo potrebbe essere l'albero del cuore che si trova ad Arrenal, che ci sta, è gigantesco. Daemon non ci va a Grande Inverno, quindi è. No. Impossibile. Su cosa si sta arrabbiando? Non lo sappiamo. Probabilmente gli è arrivata una notizia. Magari è arrivata. Allora, il collegamento che posso fare tra queste due scene è che entrambi abbiano ricevuto la stessa notizia. Io direi di Arrenal. Taglia la legna con Sorella Oscura. Perché ad Arrenal un parco degli dei c'è. Dite? Ci sta che potrebbero aver ricevuto entrambi la stessa notizia? E quindi uno è sbigottito e l'altro è ingazzedo? Ci può stare. Magari queste due scene sono conseguenziali e una dietro l'altra hanno un senso. Poi abbiamo il nostro folle Aemond. Ci sta, dai, è giusto che anche Daemon se la prenda. Sì, ma non tanto, più che altro, sai cosa, Edel? Non tanto per l'affetto che Daemon poteva nutrire per la persona che viene a mancare, ma più per il fatto di supremazia in guerra. Più per il fatto che un pezzo del proprio esercito molto importante viene meno. Perché in realtà, se voi leggete il libro, c'è scritto che questo cavaliere, io non faccio troppi spoiler, ma tanto sapete a chi mi riferisco. Questo cavaliere di drago con questo drago, da soli, avrebbero potuto anche sconfiggere Aemond e Vhagar. Ok? Avrebbero potuto farcela. Il problema, qual è stato? Che erano poi due contro uno. Erano forti, cioè il drago che cade. Io non sono pronta a vedere quella scena, starò malissimo, starò malissimo. Lo so. Il drago che cade era un drago molto forte e anche piuttosto vecchiotto, non vecchio quanto Vhagar, ovviamente, non grosso quanto Vhagar, ma comunque piuttosto possente. 2 contro 1. Anche perché poi parliamo anche di un'altra scena dopo. Allora adesso c'è Aemond nella sala del trono che guarda il trono e sembra che ci siano cose temporali. Temporali un tuono. Qui hanno fatto le cose per bene, quindi stendardo nero con logo Targaryen.
Scusate un attimo. Fermi. Raga. Ho appena notato una cosa. Raga. Raga. Guardate la stemma di Rhaenyra. Ha due girolini in basso. Voi ve la ricordate la storia dei girolini, no? Che a un certo punto sono comparsi i girolini. Ve la ricordate? Cioè, allora, questo qui è lo stemma classico che c'era in Game of Thrones. Questo arriva da Game of Thrones, questo stendardo. Ok, ve lo spiego per coloro che non lo sapessero. Recap delle puntate precedenti. Allora, in Game of Thrones, il girolino gate, esattamente. In Game of Thrones, questo qua, questo stendardo arriva da lì. Voi, come vedete qua, avete un giro di coda sopra e un giro di coda sotto. A un certo punto, cosa è successo? Nelle scene, nelle immagini di, così, di sponsorizzazione, di anticipo della prima stagione di House of the Dragon, quindi stiamo parlando di almeno nel 2021, sì, 2021-2022, cosa è successo? Che da queste immagini trapelate abbiamo notato come ci fosse una cosa strana, ovvero il logo dei Targaryen era stato modificato, per cui aveva due giri di coda in basso e un giro di coda in alto. Noi li abbiamo ribattezzati i girolini di coda. E adesso stavo notando una cosa, perché poi qualcuno aveva chiesto, cioè ci eravamo interrogati su ma perché se Daenerys arriva a Westeros con quello stemma Targaryen, perché hanno modificato lo stemma Targaryen? Ai girolini piace cambiare, esatto. Perché modificare questa cosa? È una roba strana, soprattutto se non viene spiegata. Allora, qui sto notando adesso che questo che è lo stemma di Rhaenyra ha due girolini di coda in basso, ma guardate qui, ce n'è solo uno su quelli di Aegon. Lo stemma di Aegon è praticamente questo, però d'oro. E ci sono, c'è il girolino in alto canonico e quello in basso. Non ce ne sono due. Il mistero si infrattisce. Ma com'è sta cosa? Perché fanno le cose fatte strane? Hanno retconnato? No! Mokai, è la stessa serie, non hanno retconnato, direi. Hanno semplicemente però messo... hanno dato a Aegon un girolino solo in basso, due girolini, e a Rhaenyra gliene hanno dati tre. No, no, non possono aver retconnato, anche perché nella stessa serie, cioè nello stesso teaser, cioè, si vede qua che ci sono due girolini in basso. E tra l'altro qui ci sono quattro zampe. Quelli di Rhaenyra li hanno presi su Wish. No, scusate, sì, guardate qua. Ci sono, queste qui sono quattro zampe, eh? Sono quattro le zampe che ci sono sotto, mentre questo qui che ho io ce ne sono solo due, perché è un drago a tre teste. Ma qui ci sono due zampe corrette. Che cosa hanno fatto? Ma perché? Questa cosa mi incuriosisce. Non capisco. Vorrei dire una cosa, ma sarebbe spoiler. Prova a dircela, ma non dircela. Dici. Non si sono parlati i reparti tecnici? Oddio. Forse, esatto, qui lo faranno per differenziare due stemmi. Forse... se quello di Rhaenyra è comprensivo anche del fatto che è sposata con Daemon? Secondo me non è una cosa fatta... Allora, secondo me non è una cosa fatta a caso, però mi piacerebbe sapere
perché io voglio fare così, voglio fare queste foto, poi voglio andare su Twitter e chiedere a Elio e Linda se lo sanno. Probabilmente sì, magari vogliono differenziare, però ci ho fatto caso adesso. Un senso credo che ci sia, sono sicura. Però mi piacerebbe sapere quale. Dubit madre. Ah, io lo faccio. Il problema qual è però? Che Elio e Linda non sono direttamente coinvolti nella serie, quindi potrebbero anche non saperlo, in effetti. Ma se invece fosse una super mega incazzola prematurata fatta apposta per non far dormire la notte i fans? Può essere. Può essere, infatti non dormirò fino a quest'estate, credo. Perché se no qualcuno che mi risponde, a chi chiedo? Mica posso chiedere a Martin. Posso che... Non credo neanche che Ryan Condal... C'è Ryan Condal su Twitter. Altra cosa, adesso in questi giorni ovviamente tutti stanno guardando sto benedetto trailer e tutti staranno addosso. Queste domande secondo me bisogna farle alle persone che potrebbero risponderti nei momenti in cui non c'è attenzione verso House of the Dragon, perché sennò il messaggio si perde nel mare magnum delle domande. Martin non lo sa, può essere. Comunque andiamo avanti, ho dato questa cosa. Freddo, a questo punto penso... Finalmente Cregan Stark. Ugh, è dura, lo dico nel prossimo messaggio, non leggere se non volete spoiler. Cercherò di non leggere troppo a voce alta. Mi viene voglia di riguardare la prima stagione per vedere se già c'erano stemmi differenziati. Ve lo posso dire, non c'è problema. Chiedi a Zoltar di chiedere a Joe, di chiedere a Benioff e Weiss di chiedere a Ciccio Martin. Potrei, no vabbè, no Zolter poverino, lasciamolo tranquillo, però che poi Benioff e Weiss, no, ma in realtà in tutto Game of Thrones, allora in tutto Game of Thrones c'è sempre stato questo stemma fino a quando, se non sbaglio, Daenerys nella 6x10 parte per Westeros. Comunque c'è una spiegazione in un'intervista. Quale? Scusami. Mandami subito il link. Voglio sa- Metti il link nel gruppo che poi vado a vedere. Alle navi di Daenerys c'è. Allora, io quello che avevo letto all'epoca era stato che Daenerys aveva voluto creare un proprio stemma, differenziandosi. Cioè, cos'è successo? Piccolo recap. Nelle puntate pre-previously, i Targaryen hanno sempre, i sovrani Targaryen ovviamente, hanno sempre preso lo stemma di famiglia, quello standard, questo, e ognuno di loro l'ha declinato, a scelta, in una maniera differente. C'è chi l'ha declinato, appunto... Ma in realtà non solo i sovrani, vari Targaryen. Perché per esempio Aegon II, drago oro in campo nero. Rhaenyra si tiene questo qui, poi in realtà ha lo stemma con i quarti, Arryn, Velaryon e due Targaryen. Bloodraven stesso, drago bianco, perché lui era albino con gli occhi rossi, su campo nero. Poi Chiara Fiamma, mi pare, quello pazzo, e The Bright Flame aveva addirittura una testa arancione, una testa gialla e una testa rossa, qualcosa del genere. I Blackfyre cosa fanno? Allora, di solito, questo lo fanno i Blackfyre, ma non lo fanno solo i Blackfyre, perché in realtà a Westeros funziona così. I bastardi di una famiglia importante rovesciano i colori dello stemma. Quindi Blackfyre, ovviamente per le ribellioni, cosa hanno fatto? Drago nero su campo rosso. Facilissimo. Però, insomma. Quindi è anche vero che uno può prendere lo stemma di famiglia e declinarlo. Però mi piacerebbe...
che ce lo raccontassero, non scoprirlo così e poi magari farsi delle domande e non essere nemmeno sicuri della risposta. Comunque qui spero, siamo al nord, spero, o almeno sembra di essere il nord, forse Natale. Natale a grande inverno, spero che insomma ci facciano vedere appunto. Perché qui non si vede niente. Cosa sono, guardiani della notte? Chi lo sa? Questa è l'unica scena del nord. Poi abbiamo un Alicent in camicia da notte con uno sguardo vuoto, vacuo. Natale a Westeros, che è sta cafonata? E secondo me questa Alicent sconvolta è una Alicent sconvolta dopo le scene di sangue e formaggio, perché in teoria, appunto, come c'è scritto nel libro, lei assiste a quello che succede. Poi abbiamo Rhaenyra con Syrax. E qui c'è il drago. Io all'inizio ho detto, ma cosa sto guardando? Allora, intanto sembra essere un uomo per le vesti, perché Rhaenyra si vede chiaramente che ha un vestito. Questo qui invece, questo esserino qua, no. E poi io ho pensato, questo qua può essere, dovrebbe essere in realtà l'episodio 7, quando cominciano tutta la questione dei semi di drago, della semina, che in realtà viene portata avanti da Jaehaerys, anche se mi fa strano chiamarlo Jaehaerys, però io l'ho sempre chiamato Jacaerys. Anzi, in realtà non l'ho mai chiamato perché l'ho sempre letto, ma nella mia testa era Jacaerys. E invece pare che sia Jaehaerys, vabbè, perché lo chiamano Jace. Perché Jaehaerys dice a sua madre: ah, ma stiamo perdendo draghi, perdiamo la guerra, quindi vedete, dobbiamo trovare nuovi cavalieri di drago. Ok. Il drago di Lenor c'è ancora. Hai visto il link dell'intervista? No. Qua, ok, perfetto. Allora. Vabbè, poi leggerò. Sto sempre attenta però con certi siti. Perché non è detto che ci azzecchino. Però poi lo leggerò. Cioè, se citano fonti ufficiali, allora mi fido. Ma ho visto di quelle robe, raga. State attenti anche quando leggete i vari articoli su Game of Thrones o su House of the Dragon, che sono infarciti di fregnacce. Poi andrò a leggere bene. Forse Jaehaerys. Ah, ma. Le vesti di Rhaenyra ricordano quelle di Dany nella stagione brutta. Comunque, e qui l'idea, cioè il fatto, questa faccia qua, e uno si chiede, ma perché c'ha sta faccia Rhaenyra? Io mi sono fatta quest'idea, che lei si ritrovi, intanto c'è il drago che fa cucù. Ah, ma chi è quello? Ci posso giocare? Sì. E lei sta guardando questa persona che è Adam di Hull. E si chieda chi cacchio è questo, perché riesce a domare Seasmoke, mare infuocato? Perché riesce a domare mare infuocato? Lo scopriremo, molti di noi già lo sanno, però questa potrebbe essere una bella scena in realtà interessante. No, non facciamo sentire campane Targaryen, per l'amor del cielo. Qui abbiamo la nostra Fossa del Drago, il nostro Dragon Pit con la Fortezza Rossa, Approdo del Re. Qui c'è la nostra Elena, la moglie di Aegon, con un velo in faccia, il velo a lutto, anche ricollegandolo alle immagini che erano trapelate qualche mese fa, del funerale del bambino. Questa scena qua, direttamente collegata a tamburi verdi e neri. E qua si vedono le ruote di un carro. Questo qui è il funerale. Sono le stesse ruote. Dalle mie parti si dice Sapis. Se io fossi quello che sta guardando, non sarei tranquillo.
Ma lei non assomiglia a Geoffrey Baratheon? No, no, dai. Poverina, Pia Saban. Qui poi ci sono cavalcate, cavalcate, cavalcate. Ora, qui viene tesa un'imboscata da parte di Criston Cole a un'altra persona. Questa è tutta un'imboscata per far cadere una certa persona in un tranello. Mi ero fatta l'idea che potesse essere Criston Cole, questo. Qua si vede del fuoco di drago, effettivamente. Qui c'è uno scudo che noi conosciamo. Ok. No, Daeron pare che non ci sia. No, pare che Daeron e Tessarion li abbiano tagliati. Io ricordo lei e Olivia che sgamavano il Licker e gli facevano il dito medio. No, quello non l'ho visto. Quello non l'ho visto. Qui, fuoco, fuoco, fuoco. Questi, ovviamente, drago, drago, drago. Ci fanno vedere, vedete come sono furbi, ci fanno vedere il fuoco, ma non ci fanno vedere il drago. Perché probabilmente tanti draghi sono ancora in post-produzione. Nella scena di Elena con sopra il velo funebre si vedono delle scintille. No, sai che secondo me non sono scintille, ma erba, foglioline, sembrano foglioline. Perché se guardi bene, avevo provato a fermare frame, appunto, frame per frame. Dov'è? Cioè, non sembrano. Almeno a me non sembrano scintille, sembravano foglioline. Mi sembravano verdi. Poi magari. Vedete il colore? Me sono fiori questi. Fiori, foglie. Cioè, questo è verde. Cioè, allora io lo vedo come colore verde. Voi che colore vedete? Perché mi viene anche il dubbio. Che magari io vedo una cosa diversa. Però a me questa non sembra cenere. Forse avrebbe un colore diverso. Poi, se stanno bruciando fiori, a me sembrava giallo. Mi sembra tipo verde lime. Però vabbè, lo scopriremo, diciamo, quando lo vedremo. Comunque potrebbero sì bruciare qualcosa, anche perché la pira funebre dovrebbe esserci. Alla fine Jaehaerys è un Targaryen, sì, e quindi come tutti i Targaryen. Una sorta di trans. Allora, sogno no di sicuro. Perché se vai a vedere il mio video, nel video io oltre a questa immagine allego, faccio vedere un'immagine di quelle trapelate quest'estate, qualche mese fa, in cui si vedono chiaramente Alicent ed Elena che sono sedute su un carro che seguono la bara del bambino. E hanno entrambe il velo, quello nero a lutto. Infatti lei si vede, ce l'ha in faccia qua. Non sappiamo che cosa stia guardando, potrebbe anche avere una delle sue classiche visioni, in effetti, perché Elena sappiamo anche che nella prima stagione aveva parecchie visioni. O comunque diceva cose strane che non si capivano e poi si sono capite dopo. Quindi chissà. Boh, ovviamente, sì, consideriamo che quello che magari vediamo adesso non è nemmeno quello che vedremo dopo. Stiamo ipotizzando, ci stiamo divertendo così, insomma. Questo è il velo. Poi il resto lo vedremo. Allora, dicevamo Criston Cole, quindi come vi dicevo qua, si vede tanto fuoco, ma non si vede. Esatto, lo scopriremo guardando. Non si vede chi. Draghi in post-produzione sicuramente. Nel libro c'è descritta una scena molto simile a questa che viene fatta vedere con i soldati che corrono urlando e tutto il resto.
Poi qui sono stati molto furbi perché hanno messo l'immagine di Rhaenyra insieme a quella di Rhaenys dopo le scene con il fuoco. E dice che la guerra comunque fra parenti è brutta, ma quella fra draghi è pure peggio. Ecco. La pettinatura di Rhaenyra non assomiglia molto a quella di Daenerys. Beh, il contrario. In caso. Però sono parenti, quindi sì. Cioè, Rhaenyra alla fine è un'ava di Daenerys, per cui tutti i Targaryen avevano questa tradizione. E evidentemente io mi immagino questa cosa, che Viserys, il fratello di Daenerys, doppiato da David Chevalier, le avesse comunque raccontato un po' delle tradizioni di famiglia. Ho trovato l'immagine, posso postare il link in chat? Sì, di che cosa? Immagine di che? Qui comunque molto bravi. E qua vediamo Bela. Ah, in guarderò ti ho linkato l'articolo originale. Grazie. Grazie mille. Sì. Poi dopo me lo leggo. Voglio vedere un attimo. Ecco, tra l'altro, grazie Queen. Io preferisco sempre leggere gli articoli originali piuttosto che i siti italiani che riprendono articoli, li traducono e tutto il resto, perché voglio farmi un'idea mia. Preferisco andare direttamente alla fonte, quindi grazie. Ah, dei diti medi. Sì, posta, posta pure. Poi, qui abbiamo Bela. Che tra l'altro, in realtà, nel libro viene detto che Bela su Danzatore di Luna, cioè Danzatore di Luna non è adatto al volo perché è ancora troppo piccolo, mentre Rena non ha ancora un draghetto tutto suo. E qui io sono convinta che abbiano infilato Bela di supporto o che sia andata a cercare voi sapete chi a Riposo del Corvo e sia rimasta sconvolta da quello che vedrà e quello che vedremo pure noi. E infatti vedete che questo è un urlo di rabbia con lacrime, con gli occhi lucidi. C'è qualcosa che sta guardando che non le piace, chiaramente. Piangeremo. Poi, approdo del re. Allora, qui ho visto delle immagini che segnalano come questo. Ok. Come questo tizio qua. Come uno dei bastardi Targaryen che prenderanno uno dei draghi rimasti liberi. Perché c'erano diversi draghi rimasti liberi alla Roccia del Drago, che erano Mare Infuocato, Seasmoke, preso da Adam di Hull, e poi c'erano altri due draghi che erano Ali d'Argento, della regina Lisanne, e Vermithor. Che abbiamo già visto nella prima stagione. Ora, Vermithor viene preso da Hugh Martello, detto anche Hugh il Duro, che era un mega fabbro, era un gigante d'uomo. Ok. Mentre c'è poi Ulf il Bianco, che viene chiamato Ulf il Bianco per i capelli, o anche Ulf il Beone per il bere, che monterà Ali d'Argento. Ed è un armigero dai capelli biondo chiaro. Ora, in effetti, se la descrizione è quella, poi bisogna vedere come vogliono rappresentare esteticamente sia Hugh Martello che Ulf il Bianco. Però questo potrebbe essere Ulf il Bianco. Riguardo a Bela, possibile che possano anticipare Tom lingua annodata? Secondo me no. Poi bisogna vedere che cosa vogliono fare, ma secondo me la questione di Bela lì che vola è solamente per farci partecipare ancora di più al dolore di quello che succede e per rendere più spettacolare la cosa. Ho trovato un'immagine lì che penso di aver capito cosa volava sopra Elena. Dici, dici, io sono curiosa. Allora, quindi questo potrebbe essere Ulf il Bianco. Chissà. Poi qui c'è Alicent che viene strattonata.
La folla evidentemente è piuttosto arrabbiata per qualcosa e c'è la guardia reale che cerca di proteggerla, come vedete. Poi c'è questo ragazzo qui che ha uno stemma qua e qui secondo me è lo stemma dei Bracken. Per quanto riguarda i Bracken, questa scena, cronologicamente parlando, dovrebbe essere in uno dei, forse secondo o terzo episodio, probabilmente secondo. Perché se il riposo del corvo accade nel quarto, Stonehenge, che è il seggio di casa Bracken, viene preso dai Blackwood molto prima, cioè un po' prima. E io avevo pensato che lui potesse essere Rylan Rivers. Davanti a lei ci sono dei fiori bianchi e gialli, sulle gambe ci sono petali, sicuramente sono quelli. E allora sì, sono so fiori. Io avevo detto foglioline, mi sembravano foglioline, però in effetti. Poi, fuoco, gente che brucia. Vedete? Vedete che qua hanno usato questo escamotage? Qui abbiamo Damon a cavallo di qualcosa che di sicuro. Oh, cosa ho schiacciato? A qualcosa che di sicuro non è un cavallo. Probabilmente, appunto. Ci sarà qua Caraxes da qualche parte. Si vede solo la sella. Non ci fanno vedere il drago, però ci fanno capire che sembra stare più in alto rispetto a un cavallo. È House of Sella, sì. Ma vero, raga? Non sono matta io. Sai che ci avevo pensato anch'io, Sasone? Assomiglia tantissimo a quell'immagine di Acre Acciaio nel libro del Mondo del Ghiaccio e del Fuoco. Ovviamente non c'entra niente. Però mi ricordava un po' quella scena lì. Secondo me cavalca un orso polare non morto. Ma sembra all'interno di una grotta, però. Boh. Sì, capiamo che, ecco. E poi, qui abbiamo la nostra Elena. E questo è formaggio. Buonanotte, Tiny, non ti preoccupare. Vi ricordate Sangue e Formaggio? Anche perché il titolo del primo episodio dovrebbe essere Son for a Son, un figlio per un figlio. Io sono pronta. Voi, secondo me, siete pronti e pronte tanto quanto. Ma credo che tanta gente che non ha letto il libro non si aspetterà quello che succederà nel primo episodio. Per cui. Il cannibale? Il cannibale non lo cavalca nessuno. Il cannibale non si fa cavalcare. Assolutamente no. No, no. Ladro di pecore viene cavalcato da Nettles. Spettro grigio da nessuno perché viene poi ucciso e il cannibale non si fa cavalcare. Io non ero pronto nemmeno per Luke e questo è anche peggio. Ho detto molte volte di essere pronta. E poi ci sono rimasta male lo stesso. Ma ti capisco, ti capisco. Però quello che credo è che molta gente che appunto non ha letto il libro, questa parte non se l'aspetta e soprattutto non si aspetta quanto possa essere cruda. Quindi, secondo me ci sarà un po' di rumore sui social quando uscirà questa puntata. Il pensiero vola ad una delle più belle puntate di Got a vedere le reazioni dei non lettori. Eh sì, però io qui non vorrei che gridassero alla crudeltà totalmente a caso. Nel senso che non vorrei che ci potesse essere un po' una rivolta popolare su. Però sono una cosa, una scena brutta. Raga, facciamo vedere la violenza sulle persone adulte, sì, e su no? Cioè, dobbiamo far vedere quello che succede. Non so se sono pronto o no. Quindi, boh, comunque, qui abbiamo appunto Elena che viene minacciata da Formaggio, perché questo qui è l'attore Mark Stobbard che interpreta Formaggio.
Poi abbiamo un Criston Cole che secondo me sta corcando qualcuno che non vuole combattere più per lui, o magari qualche disertore. C'è qualcuno che vola. Questo è Cole comunque, perché questo sembra essere... Guardate qua, adesso lo vedo bene in questa scena. Questa sembra essere la collana della mano del primo cavaliere. Beh, pensiamo al cambiamento fatto in quella puntata rispetto al libro. Quella di Talisa. Allora, Game of Thrones ha sempre fatto discutere. Probabilmente continuerà a farlo anche House of the Dragon. Io dico solo una cosa, spero solo che non rompano le scatole e che non diano fastidio alla produzione, tutto qua. Sì, anche off-screen. Boh, sì, può essere. Comunque, a me sembra proprio Criston Cole. Qui abbiamo Ser Erric, o Ser Arric, uno dei due, e questa è la scena in cui ovviamente i due fratelli si menano e se le danno di santa ragione perché a un certo punto Aegon dice a Ser Arric di andare a Roccia del Drago e lì poi nel libro non si capisce chi dovesse far fuori Ser Arric, se la regina Rhaenyra o qualcuno dei suoi figli. In ogni caso si beccano i fratelli se le danno di santa ragione e sappiamo cosa succede. Quindi Eric contro Arric, i gemelli diversi. No, sono uguali. Abbiamo poi Aemond in gazzedo, anche lui, molto molto in gazzedo. Questo qui sicuro, per me è il riposo del corvo. Che vola. E qua hanno voluto fare apposta, in realtà, secondo me, a mettere una scena che era all'inizio. Che doveva essere messa all'inizio di questo trailer, di questo teaser, perché Rhaenyra qui è vestita esattamente come all'inizio qua a Capotempesta. Secondo me l'hanno voluta mettere qui per far pensare allo spettatore che ci sarà uno scontro fra Aemond e Rhaenyra, cosa che invece non succede. Duello tra i Cargill, be like meme di Spider-Man che si indicano esattamente. Secondo me Rhaenyra è semplicemente arrabbiata perché magari le fanno vedere un pezzo di drago che finisce arenato da qualche parte. Anche se in teoria nel libro non vengono trovati nel corpo del ragazzino, nel corpo del drago. Però. Posso chiederti i nomi dei prossimi spin-off del Trono di Spade? Oddio, ho fatto un sacco di video in merito. Quindi secondo me puoi trovarli lì, tipo sulle news, nella playlist quella delle news. Comunque vogliono fare Dunk and Egg sicuramente. Aspetta, finiamo prima qua e poi ne parliamo. Quindi abbiamo una Rhaenyra arrabbiata, qui c'è chiaramente Vhagar. Guardate la pappagorgia. Questa è una pappagorgia dragosa, bellissima. Ali un po' bucate, ok. Drago mastodontico, Ok, fine. Perfetto. Allora, per quanto riguarda gli spin-off, pare che tra 2 anni circa, forse 2025, non si sa, vogliono fare il live action di Dunk and Egg, ovvero Il Cavaliere dei Sette Regni. Sono state pubblicate tre novelle, tre racconti da parte di Martin in un libro che si chiama appunto Il Cavaliere dei Sette Regni, che poi in realtà è il titolo di uno dei tre racconti, ma Martin aveva anche detto che ne voleva pubblicare altri 6, però coi tempi biblici che ha lui, figuriamoci. Poi volevano fare anche una serie sui viaggi di Corlys Velaryon, poi volevano fare il film sul Drago di Ghiaccio, che è un racconto che però in teoria è slegato dal mondo di Westeros, anche se... Poi volevano fare una serie animata sull'impero di Giada e su Iti, quindi tutta la parte orientale di Essos. E poi vediamo. Quello di Jon Snow io spero che non lo facciano, onestamente. Con Arrax avrà messo su un po' di doppio mento, sì, esatto. Non vediamo l'ora di leggere il prossimo libro con The Dunk and Egg a Winterfell. Esatto. Ne ha dette di cose, Martin. In sintesi possiamo dire che abbiamo una vaga idea di ciò che accadrà, esatto.
Martin dice un sacco di cose ma non ne fa mezza, è vero, tutto fumo e niente arrosto, tutto fumo di drago qua. L'unico arrosto sono queste persone qui. Solo io voglio più Jon Snow, mi sa di sì Martin, mi dispiace, solo te. Ma alla fine si sa se la taglieranno Nettles o ci sarà? Allora, per ora pare che l'abbiano tagliata. Pare che non ci sia. Però potrebbero anche farla comparire nella terza stagione a questo punto. A meno che non considerino il personaggio di Nettles superfluo e quindi decidano alla fine poi di non farne più niente e di non metterla. Nelle foto quelle al mare, diciamo, quelle che avevano recuperato dalla semina dei Targaryen nel Galles. C'era una ragazza che poteva passare per Nettles, però non se ne è saputo più niente, non hanno mai confermato e quindi in realtà volevo farvi vedere, ecco, queste sono le nuove facce che vedremo. Allora, vediamo un po'. No, facciamo prima fare così. Ve lo tengo da qua. Allora, c'è Cregan Stark, faccio vedere questo ragazzo qua. Jamie Kenna come Sir Alfred Broom, come personaggio Alfred Broom a me sta sulle balle tantissimo perché è uno che mette i bastoni fra le ruote a Rhaenyra. Clinton Liberty come Adam di Hull, il nostro Adam, quello che abbiamo visto, il ragazzo di prima, con sangue valiriano che domerà Mare Infuocato, il drago che fu di Lenor. Sì, ci hanno fatto vedere anche Alice Rivers, sì. Kieran Bew come Hugh Martello, Tom Bennett come Ulf, il bianco, Vincent Regan, l'avete già visto in 300, fa il nonno di Luffy in One Piece, come Sir Rickard Thorne. Lui era, in teoria, verrà incaricato, dovremmo vederlo nelle prime puntate, verrà incaricato di portare in salvo il figlioletto Maelor, ma a questo punto secondo me cambieranno la storia perché non mi ricordo se. No, non credo di aver visto un Maelor piccolino. Devo ricordarmi House of the Dragon. Ma probabilmente magari cercheranno di fargli portare in salvo la bambina. Non lo so cosa. Magari vogliono cambiare cose. Lo so. Appunto, il problema è che io posso ragionare in base alle informazioni che ho su quello che ho letto. Poi però se gli sceneggiatori mi cambiano la sceneggiatura e mi cambiano personaggi e cose che gli fanno fare, io alzo le mani, non so. Mi sembra ci siano solo due bambini, anch'io mi ricordavo solo Jerry se c'era. Poi, personaggi. Allora, c'è Alice Rivers, sì. Alice Rivers, House of the Dragon. Dov'è? E questa ragazza qua. Lei sarà Alice Rivers. Che tra l'altro viene descritta come una strega, una tipa strana. Lei. Farvi vedere com'è che si chiama. Il nome dell'attrice Gail Rankin. Vediamo. Lei. Sembra faccio paura. Fa un po' paura. Sì, la discesa di Targaryen comincia e come solo con la danza dei draghi, anche perché è una guerra civile, si sono massacrati a vicenda. È lei. Voglio vedere. Sì, l'hanno ringiovanita parecchio. Almeno Gail Rankin penso che abbia al massimo una trentina d'anni. Dovrebbe diventare l'amante di Aemond.
Edmund con una MILF sarebbe stato curioso, ma sai che ci stavo pensando anche secondo me. Perché Edmund non mi sa di uno. Cioè, mi sa di uno cattivo, ma no, non ce lo vedo onestamente in atteggiamenti. Così, quindi, boh, non lo so. Lei è dell'89, vedi, quindi c'ha 34 anni. La trentina, dai. Molto particolare. Comunque non ne ha 40, insomma, nel libro viene detto che ha un'età indefinita, sembra più giovane, poi in realtà, boh. Comunque, questo è. Queste sono le novità. Il trailer ce lo siamo visto. Io direi che abbiamo fatto il nostro. Se non avete ancora visto il video, vi suggerisco di andare a vedere il video. Quale drago mi piacerebbe reclamare? Questa è una bella domanda. Facendo finta di averli tutti a disposizione, eh? Bella domanda. Allora, fingiamo di averli tutti a disposizione e che quello che scelgo però mi accetta come suo cavaliere. Allora. Questo è difficile. È molto difficile. A me piace Vagar. Anche perché Vagar era il drago di Visenya Targaryen. Tempo prima. E Visenya Targaryen è uno dei miei personaggi preferiti. Però ammetto che ci sono tanti altri draghi interessanti qua, tra cui la stessa Meleys, la Regina Rossa, il drago di Rhaenys. O anche Caraxes, non è affatto male. A me piacciono i draghi rossi, non ci posso fare niente. Però ti dico anche la verità, se sapessi che non mi si magna, il cannibale non sarebbe male perché è un drago nero. E a me i draghi rossi o neri piacciono. Io sceglierei Mare Infuocato perché mi piace troppo il nome. Bello. Sism. Che poi in realtà Mare Infuocato no, è Seasmoke. È fumo di mare. Sì. Sismo, fumo marino. Pensavo dicessi Drogon. Vabbè, Drogon nella modernità, certo. Però qua si sta parlando della danza dei draghi, quindi. Vagar è enorme, mastodontica, però è anche lenta. E anche un po' barbogia. Però, che sia drago sia viverna, io sarò sempre materna, quindi in realtà. Chiedermi di scegliere un drago è come dire chi è il preferito dei tuoi figli. Io non ho figli, ho solo draghi, quindi. Per cui. Per cui, insomma, domanda difficile. Anche Vermithor, però, da quello che ho visto, cioè io mi baso anche sull'estetica che ci hanno fatto vedere qua in House of the Dragon. Sono curiosa di vedere da vicino Vermithor perché mi piace esteticamente come l'hanno fatto. Caraxes sembra veramente una serpe, molto bello. Mi piace tanto anche Meleys. Vorrei vedere il cannibale che è descritto come un drago nero, perché ladro di pecore, spettro grigio, il cannibale, allora, ladro di pecore è un drago marrone, spettro grigio è grigio e il cannibale è nero. Io il cannibale. Però la cosa bella è che sono tutti diversi come draghi, quindi effettivamente è difficile anche scegliere. A me piace un sacco Tessarion, la bellissima azzurrina, oppure Seasmoke, fumo di mare, mi ispira un piatto a base di pesce. Oddio. Chissà se chi guarda la serie ma non ha letto i libri si chiede. Oddio, che spavento. Che fine hanno fatto? Che fine facciano i draghi fino agli eventi di Game of Thrones? Chissà se chi guarda la serie non ha mai letto i libri. Ma non ha letto i libri si chiede che fine facciano i draghi fino agli eventi di GoT. Come glielo spieghi? Andate a guardare i miei video? Così. Quindi, è vero, da Serpe Verde mi piace molto Caraxes, che è molto serpentesco, sono d'accordo. Sì, ma infatti Caraxes sa molto di serpe e infatti viene chiamato anche la Serpe Rossa. Bello.
Dolci figli dell'estate, esattamente. Ragazzuoli belli, sono le 11 e un quarto. Io andrei a nanna che ho la gola un po' che mi sta dando qualche problemino perché non ho preparato acqua, ho fatto un disastro. Ho bevuto solo tè freddo che mi ha fatto venire mal di gola. E poi andrei a nanna perché io stanotte ho editato fino alle 3 e sono un po' stanchina. Ma non lo spiegano in qualche puntata di GOT, tipo che ne parla Aria? Forse qualcosa, vagamente, però secondo me non ci si fa troppo caso. Cioè, chi... effettivamente sono magari quei discorsi che vengono affrontati da altri personaggi in altri momenti e questa cosa non è molto chiara. Però, la madre deve riposare, esattamente, quindi andrò... Ride, vediamo un po'. Allora, torniamo intanto qua. Qui. A chi possiamo fare un ride? Vediamo un po'. Intanto grazie ancora Queen per il link. Chi possiamo ridere? Giusto, domani sera. Ecco, infatti, domani sera bisogna andare a Miami. Quindi... tutti pronti per andare domani sera su Intel. Allora, mi sembra che venga detto in GOT più volte, ma magari ho in mente i libri. Io ormai comincio a confondere. Cioè, non mi ci raccapezzo più. Da chi volete andare? Da chi volete andare? Vediamo un po'. Vabbè, c'è... esce il gioco. Se volete, facciamo così. Raidino, voi salutate, ma io stacco subito, non rimango neanche perché mi fa malissimo la testa, raga. Proprio male, male, male. Salutatemela, tanto, con cuori, ma sono veramente stanca, mi fa male proprio la testa. Buonanotte. Ci vediamo domani sera da Intel e mercoledì sera qui per giocare Badi Bada a Baldur's Gate. Ciao. Ah, e come sempre, Dracarys e guardate i miei video. Ciao. Notte.